Emanuele Di Marino, primo uomo a vincere una medaglia a questi europei. Prima sono state tre donne, insomma, come descrivi questa emozione tutta maschile? No, è bellissimo perché appunto, come ho detto prima, è la mia medaglia, prima medaglia internazionale, e davvero vincerla a Grosseto è bellissimo. Tra l'altro arrivare dietro a due campioni come loro, nonostante siano comunque siamo in categorie accorpate, comunque fino a Rio sarà così, e arrivare dietro di loro è comunque un campione vice campione del mondo, è comunque un onore, anche perché sono comunque dei grandi amici e questo rende l'atletica paralimpica bellissima, perché siamo avversari davvero soltanto da quando c'è lo start fino all'arrivo, dopodiché ci sentiamo durante l'anno, l'incontro in varie gare, questa credo sia una cosa bellissima. È la tua prima vittoria importante, vuoi dedicarla a qualcuno? Sì, sicuramente alla mia famiglia, tutti i miei cari che mi sono stati vicini, perché quest'anno è stato un anno un po' difficile. Io l'ultimo 400 che avevo fatto è stato a Doha ai mondiali ed ero infortunato. Dopo ho avuto un intervento al ginocchio, c'è stata una corsa per recuperare. Davvero, e devo ringraziare tutti i medici, fisioterapisti, la Teca che mi ha aiutato tantissimo, la mia famiglia che mi continua a star vicino e la mia allenatrice, ma voglio ringraziare, ci tengo, anche tutte le persone che mi hanno seguito in questi anni, perché non è stato costruito solo quest'anno questa cosa, è comunque una cosa che devo davvero a tutti quanti. Ci si vede a Rio? Assolutamente, speriamo, incrociamo le dita.